Benvenuti a questo momento musicale che dà avvio a un progetto molto particolare che aggiunge alle attività che si svolgono durante la settimana del concorso polifonico Guido d'Arezzo. È un progetto particolare e innovativo perché prevede la presenza di un compositore al giorno, un compositore italiano che viene ad Arezzo e lavora per una giornata in fondazione, presso la Fondazione Guido d'Arezzo, scrivendo un brano. Il progetto si chiama per questo motivo Scritto e Cantato. Cosa significa? Che proveremo giorno dopo giorno a eseguire ciò che i compositori hanno elaborato durante la loro giornata ad Arezzo. Il progetto si avvale del gruppo che l'ha proposto, che l'ha promosso, che è UT insieme a Vocale Consonante, che è un gruppo di coristi, musicisti attenti alla musica contemporanea, anche perché hanno per loro sventura o fortuna un direttore che fa il compositore e quindi esegue, è interessato alla musica contemporanea, gliela propina con continuità e quindi il gruppo è interessato alla promozione della musica contemporanea. La Fondazione Guido d'Arezzo, essendo un ente di cultura, un ente di alta formazione, è interessata al lavoro e allo sviluppo delle attività per i direttori di coro e i compositori di nuova musica corale, e quindi questo momento ogni giorno vedrà alla Chiesa di San Michele nuova musica. Si apre tutto con un compositore, un giovane compositore marchigiano, Marco Ferretti. Ogni giorno noi vi presentiamo un brano del repertorio del compositore invitato e poi quello che negli ultimi giorni, durante il giorno di invito o negli ultimi mesi, ha pensato di proporre ad Arezzo. Sono pezzi di brano, sono brani terminati, sono cose che hanno comunque un loro percorso che porta il compositore a esporre, esprimere il proprio stile, raccontare un po' la sua storia. Iniziamo facendovi sentire Solo e Pensoso, un brano scritto da Marco Ferretti qualche settimana fa, proprio per il gruppo vocale UT. Buon ascolto. Thank you.
Vi presento Marco Ferretti. Marco Ferretti è compositore marchigiano, come dicevo, ci siamo conosciuti quando ho insegnato per qualche tempo a Pesaro direzione e composizione corale. E ha una fervente attività come compositore, ha un suo gruppo vocale con cui esegue prevalentemente musica sua, ha molte esecuzioni e tanti cori italiani ormai eseguono sua musica. Nonostante la giovane età, ha questo stile, come avete sentito, fresco, facile da sentire, ma che apre a delle armonie, a degli incastri particolari. E quindi gli chiediamo di dire, devo stare più qua, sì, gli chiediamo di dire due parole su se stesso e poi inizieremo a leggere quello che ha scritto oggi alla Fondazione Guido d'Arezzo e vediamo di scoprire il suo stile, la sua musica attraverso quello che ha scritto presso la Fondazione Guido d'Arezzo. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io la Fondazione Guido d'Arezzo, UT e Lorenzo Donati per avermi invitato così a proporre questi brani e far conoscere un po' la mia attività. Come diceva, lo stile in effetti è orecchiabile, accessibile, anche se non sempre, magari nella scrittura poi è così semplice anche da eseguire. Io volevo partire con una domanda che spesso mi fanno al fine dei concerti con il mio ensemble vocale: ma come fai a scrivere? Come scrivi? Questa è una bella domanda. La prima volta sono rimasto senza risposta, non me l'aspettavo. Io scrivo, so come scrivo, però non sono mai entrato nel merito, anche perché questo è un percorso che va avanti da anni, che inizia dallo studio in conservatorio ai corsi di perfezionamento, di approfondimento, ma anche uno studio personale, una ricerca propria, una maturazione anche proprio personale, interiore. E quindi c'è un percorso sicuramente dietro alla scrittura. Quindi è difficile fare rispondere in pochi secondi. Qui magari ho un pochino più di tempo e lo faccio davvero volentieri. Diciamo che non c'è nemmeno un momento preciso nel quale inizio a scrivere, perché la mente è in continuo fervore, quindi penso, elaboro magari delle idee, dei pensieri, delle linee melodiche o semplicemente dei suoni, delle armonie. Nella musica corale, tuttavia, spesso abbiamo a che fare con un testo da musicare. E allora io tanto vado alla ricerca di una fonte possibilmente attendibile, una fonte critica, un'edizione che riporti il testo a quella che è l'idea originale dell'autore, al suo pensiero più puro, e inizio a leggerlo, magari a confrontarlo con altri testi. Spesso la punteggiatura è diversa, leggo, vedo queste virgole, punti, punto e virgola, poi una volta non badavano a spese proprio in punteggiatura. E nel momento in cui leggo, entro anche in questo testo profondamente, fino a iniziare ad immaginarmi la scena di quello che sto leggendo. E allora vedo questa sagoma nera in lontananza, penso che sia il Petrarca proprio, lo vedo su una sabbia bianca, illuminata quasi da una luce chiara, lunare, e poi attorno è tutto più buio, e vedo questo Petrarca che passeggia da solo e pensa. Allora ho già degli elementi precisi, vedo già un movimento lento, e vedo questa persona che pensa, non è ferma, statica, quindi c'è un movimento anche interiore. Senza neanche accorgermi sto già elaborando l'idea musicale, una nota solo, una nota che mi identifica questa persona con i suoi pensieri. Penso a un do, il coro si chiama UT. Qui è stato semplice anche scegliere questa nota, ma anche perché è una nota che ho affidato ai soprani in apertura, non è né troppo alta né troppo bassa, né troppo ricca né troppo povera di armonici. È quel suono bianco che mi richiama questa luce così tenue, lunare.
ma allo stesso tempo sento anche il pensiero di quest'uomo preoccupato di non incontrare nessuno, di incontrare altri esseri umani, e va là dove la rena non ha orme, non ha impronte. Allora è un pensiero quasi di paura, forse, del Petrarca. Questo l'ho affidato allora alle voci maschili, di contrasto con questa nota pura, bianca, dei soprani, del solo, queste voci maschili solo e pensoso, che è quasi proprio in contrasto. E allora ho iniziato questo lavoro, non so neanche come, e mi trovo ad avere già la prima frase, e poi così vado avanti, frase dopo frase. Prego. La mia domanda è, ad esempio, il lavoro che lui ci ha portato oggi è ancora su Petrarca, e è un Chiare, fresche, dolci acque. Infatti il titolo vedo che è stato chiamato Dolci acque, e noi ora proveremo a leggerlo per voi per la prima volta. E quindi lui, oltre che averlo scritto, terminato oggi, lo ascolta, lo ascoltiamo e noi lo leggiamo per la prima volta assieme. Ti volevo chiedere, oltre a questa immagine della persona Petrarca, chiaramente su Chiare, fresche, dolci acque sarà stato un altro tipo di stimolo, magari ci sarà sempre stato Petrarca, ma che stimolo hai trovato nel testo Chiare, fresche, dolci acque? Il testo è molto diverso, in effetti, c'è un ambiente completamente diverso, abbiamo questa pace e serenità della natura, queste acque fresche e dolci. La freschezza, lo sentirete tra breve, l'ho avuta dal movimento dell'acqua, un'acqua ferma e stagnante non mi dà un senso di fresco, quindi un movimento sulla freschezza. La chiarezza invece dell'acqua l'ho avuta da degli accordi semplici, degli accordi puliti, delle triadi, cioè allo stato puro, mi sembra che in re, quindi re, fa diesis, la, una triade pulita che mi dà questo senso di chiarezza proprio, poi freschezza, dolci e acque, un po' così si sviluppa, ma poi naturalmente subentra anche un po' così delle esigenze anche musicali per certi versi a volte. E c'è anche un'elaborazione dietro, non è tutta idea certamente, o non è tutta così ispirazione, come si dice a volte, l'ispirazione poi va elaborata, va assecondata. Allora noi vi facciamo sentire questo brano, lo leggiamo noi per la prima volta, quindi non vi preoccupate, onore mette male, se ci fermeremo per capire alcuni punti, perché girando pagina anche noi ci troveremo delle cose che non abbiamo ancora visto, e poi rieseguiremo, dopo un piccolo discorso che facciamo su questo brano che è appena scritto, il sole pensoso che avete sentito all'inizio. Ogni giorno, quindi, per chi sarà qui e vorrà seguire questo percorso sulla musica contemporanea, avrete il brano iniziale che viene eseguito all'inizio e alla fine, così che potete riassaporare la musica che il compositore ci ha proposto. Quindi ora vi facciamo sentire il brano che ha concluso oggi, ha scritto in parte oggi qua ad Arezzo, Marco Ferretti, Dolci acque.
Grazie a Marco. Abbiamo la fortuna di avere questa sera anche Alfredo Grandini, che è da anni una colonna portante della Fondazione Vivo d'Arezzo e del concorso, e credo che forse non era mai successo di avere un pezzo terminato alle 17, eseguito in prima assoluta alle 18 durante i giorni del nostro concorso, perché la gente in genere viene al concorso preparando per mesi, a volte per tanti mesi i brani, e qui abbiamo la fortuna di avere un gruppo che riesce a leggere, anche se tutto non abbiamo fatto, ma ora magari alcune cose possiamo migliorarle. Vorrei chiedere al compositore se nel brano che ha appena sentito c'è qualcosa che noi possiamo far meglio o che nella scrittura può essere cambiato, che sente che forse può rendere diverso rispetto a quello che è venuto fuori. Sì, allora sulla scrittura veramente sono sempre estremamente, cioè, preciso, so solitamente quello che voglio e quindi è difficile, cioè quello che metto sulla carta è quasi sempre la versione definitiva. Però ci sono stati alcuni punti sicuramente che volevo chiarire, tra questi più particolari, diciamo, con delle tecniche, degli effetti particolari. Ad esempio ho notato che alcuni ragazzi facevano la bocca chiusa e altri invece cantavano con la O aperta. Questa è una cosa che vorrei verificare adesso, se può essere più bello avere una bocca chiusa o una vocale aperta. Una O, una U. Con la cifra 3, ma fare con la O, O chiusa, due battute, poi due battute con la R. O. Chiaramente queste sono cose che il compositore, sono piccole cose, ma cose molto interessanti da affrontare. Avere uno strumento per poterle sentire aiuta, certamente. Sappiamo bene che questa M o questa O possono essere tra l'altro anche diverse, non è che abbiamo una sola O o una sola M. E invece io ti chiedo l'effetto che chiedi su questo ove che apre e questo declamato, come lo intenderesti? Sì, il declamato è proprio intonato, invece mi sembra che non sia avvenuto, quindi proprio sull'accordo di si minore. Ove le belle membra, quindi un parlato ma su quelle note, possibilmente. E il glissato andava bene con questa apertura, il cambio anche dalla bocca chiusa alla O. Un glissato. Cosa c'è di fare M o? Non lo so, forse la bocca chiusa M. Allora, per il pubblico vi rifacciamo sentire, dopo che ci ha spiegato meglio alcune cose che sono in partitura, che in effetti erano chiare ma ora noi abbiamo più chiare, questo punto dove c'è una O e dice ove le belle membra pose, con la M. Io ringrazio Marco per questa sfida e vi annuncio anche che abbiamo qua in sala il compositore che eseguiremo domani, che è Stefano Puri e che arriva da Roma.
e che ringraziamo anche lui della sua presenza qui. Con Stefano domani faremo un percorso diverso, ascolterete un tipo di suono, di sonorità differente, ma anche Stefano è un compositore esperto che sempre più si sta allargando nel mondo corale, e capirete anche per chi seguirà la successione dei compositori che la scelta che è stata fatta è di persone mature che però hanno un percorso particolare e che non sono, diciamo, schierate stilisticamente in modo tale da poter essere dentro delle scuole di musica contemporanea, e quindi che hanno un loro percorso personale, una loro poetica. E grazie a Marco per la morbidezza e l'eleganza delle idee che espone. Se avete modo di sentire altre musiche sue, lui ha un sito con alcuni video e alcune partiture. Ora noi riseguiamo e chiudiamo questo incontro solo e pensoso. Lo ringraziamo di essere qua, stato oggi con noi, e speriamo che questo piccolo momento possa essere un aiuto anche alla sua musica per trovare ancora più spazio, perché le voci leggere hanno bisogno di un po' di protezione, e la Fondazione Guido Arezzo è in grado di fornire questa nicchia su cui poter far risuonare la propria voce. Grazie a Marco e a domani. Sole pensoso di Marco Ferretti. Oh,
Per chi è interessato al concerto di questa sera, dalle 21 alle 23.30 ci sarà un concerto di 5 cori itinerante, un concerto su 6 o 7 luoghi del centro storico, la parte alta tra la Chiesa della Pieve e la Casa del Petrarca proprio, e tutta la parte alta del Corso Italia, con 5 cori di Arezzo e il Coro Giovanile Toscano e UT come cori ospiti. Altrimenti domani alle 9 c'è la messa cantata alla Chiesa di San Francesco, Basilica di San Francesco, continuano le attività col maestro Gary Greden e nuovamente qui alle 18.30 con UT e il compositore Stefano Puri.